Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per la mia esperienza che ho avuto nell'amministrazione in questi anni, anche da mamma, mia figlia in realtà ha 7 anni, quindi siamo elementari. Cioè, a me sembra surreale che il tema di oggi sia se vedo il voto o non vedo il voto. Il problema di oggi sono quello, le classi pollaio, sono il fatto che questo è un paese che per anni non ha investito sulla scuola. E stiamo tornando lì con l'austerity di questo governo, di nuovo ai tagli sulla scuola. È un paese che non crede nei suoi giovani. Arriviamo da mesi, oggi di nuovo, in cui sentiamo dire, questi ragazzi si sentono dire che sono dei divanisti, ciusi, fannulloni, bamboccioni. Cioè, e poi cosa succede? Il Sole 24 Ore, 3 settimane fa, ha pubblicato un dato. L'8% dei nostri giovani formati, laureati, va all'estero. E sa perché? Per 2 motivi. 1, stipendi troppo bassi, in Europa li pagano di più, e contratti troppo precari. In Europa hanno contratti con maggior stabilità. Allora, vogliamo porci queste questioni invece di additarli sempre come quelli che non hanno voglia di lavorare, che non hanno voglia di fare? Io ci credo nei nostri giovani, ma diamogli gli spazi. Diamogli una crescita, diamogli un'idea di paese che crede in loro. Ma cosa può pensare un giovane quando si sente dire da un ministro dell'agricoltura ma vada a lavorare nei campi perché non c'ha voglia? Un ragazzo che magari si è impegnato, ha fatto lo steward per pagarsi gli studi. Cioè, di questo stiamo parlando. Io ho conosciuto ragazzi iperformati, vogliosi, che non trovano lavoro o sono sottopagati. Vogliamo parlare di questo? Anziché additarli come quelli che non hanno voglia di fare nulla. Io non ci credo in questa narrazione dei nostri giovani. Sì, ma come sempre c'è quello che ha voglia di fare di più, quello che ha voglia di fare di meno. È giusto stare vicino a quello che vuole fare di meno, ma va messo anche nelle condizioni a quello che vuole fare di più di poterlo fare, di coltivare un talento. Qua stiamo illudendo che tutti possono fare tutto. Non è così, non è così. Cioè, bisogna dare degli strumenti educativi ad entrambi, perché altrimenti poi il paese reale ti mette davanti delle enormi frustrazioni e tu ti hanno illuso che puoi raggiungere successo. Viviamo nell'epoca di una comunicazione superficiale e velocissima, dove diciamo che tutti possono fare gli influencer e quant'altro e guadagnare stando a casa, scusi, e poi la realtà è tutta diversa. Io ho un'idea radicalmente diversa. Anch'io, perché abbiamo fatto polemiche sulla parola merito nella scuola, ma adesso, scusi, ditemi anche, voi, ma anche viva il politico, un po' di merito, ma andate a vedere il mio curriculum. Ma lo Stato e il pubblico, cioè lo Stato che è il pubblico, no? Che obiettivo ha? Dare una possibilità a tutti di crescere, certo, allo stesso modo? Nelle diversità di ciascuno. Nelle diversità modo, di ciascuno. Però la scuola siamo deve uguali, essere lo spazio in cui identifichi i bravi e i cattivi, i fortunati e i sfortunati. Ci sono i bravi, ci sono i meno bravi. Abbiamo un ascenso. Ci sono i bravi, ci sono i meno bravi. Ma lei lo sa che nel nostro paese abbiamo il problema che praticamente tutti coloro che nascono in un nucleo magari, anzi in un nucleo meno ambiente, finiscono la propria vita con meno opportunità del nucleo più ambiente? Non è così. Se ne rende quello conto? Come non è così? Lo dicono i dati, allora, che l'ascensore sociale non Stato funziona. Deve dare la scuola, pari opportunità scuola, e blocchi di partenza. La nostra scuola pubblica, l'università pubblica, in questo punto deve di vista è una grande possibilità. La scuola abbiamo per me un non primo è lo ministro, spazio. Per non parlare di me, guardi, abbiamo un primo ministro che è riuscito la garbatella ed è riuscito ad arrivare a essere primo ministro. Parliamo di questo, il merito c'è in questo paese, non dobbiamo sempre piegare. Garbatella è un bellissimo quartiere di Roma che non è che. Però non tutti possono arrivare. Ovunque, non tutti possono arrivare ovunque. Guardi, dobbiamo dare la possibilità a ciascuno di coltivare il proprio talento e ognuno avrà un talento diverso dagli altri, ma non dobbiamo illudere i nostri ragazzi che la vita sarà solo diritti, fare quello, arrivare dove vogliono. Dovranno anche avere gli strumenti emotivi e cognitivi per cambiare strada, per cadere e rialzarsi. Questo dobbiamo fare, che è molto diverso dall'illusione che date professore voi. Velli, da professore, non tutti, come ha detto Cataneo, non tutti possono fare tutto. Certo.